tutti all'arrembaggio, vincerà chi ha più coraggio. Che ne dite di questo cappello? Sembro Chopper, come sto come Chopper? Comunque, questo è il mio ultimo lavoro per il cosplay, cioè per il cosplay, mo. Per una caccia a tesoro, quindi è fatto sì di raso, è fatto un po' di merda, ma ne vado un sacco fiera, avendoci messo solo un'ora, e ditemi cosa ne pensate. Quindi vi beccate questa intro random. Yo. Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi sono qui per girarvi il video in My Mailbox di agosto, anche se vi avverto già da ora, non ho comprato moltissimo, quindi non sarà un video super lungo e l'ho fatto prettamente per farvi vedere il cappello di Chopper. Ed è carinissimo, lo so, non è perfetto, però considerando che ci ho dovuto mettere un'ora il materiale che avevo in casa, non penso sia venuto così male, no? Ve lo faccio rivedere giusto perché. Cioè. Le antennuzze e vabbè, questo è tutto. Ora passiamo subito a fare vedere gli acquisti. Non sono molti perché, come vi ho già detto, questo mese non sono andata praticamente mai in libreria, soltanto una volta, e quella volta ho preso questo. Quindi sì, direi di iniziare subito. Il primo libro che ho preso è stato Città di carta di John Green, che volevo da un sacco un sacco un sacco di tempo, e ho letto e mi è piaciuto un sacco. Non quanto Cercando Alaska e Colpa delle Stelle, però mi è piaciuto comunque molto molto. John Green si arrampica sempre di più verso la vetta della mia classifica degli scrittori preferiti. Questo libro è edito dalla Rizzoli, con le bandelle laterali e non copertina rigida ma brossura, e costa 14 euro, sì, 14 euro è questo qui, questa copertina bellissima, che comunque è quella nuova. Ed è scritto abbastanza grande, comunque bellissimo. Mi è piaciuto un botto, un casino. E sì, io lo amo. L'ho amato subito. Quindi era quello che volevo di più, veramente. Infatti, l'altra volta ho preso Cercando Alaska perché non c'era Città di carta. Però, beh, secondo me, ho fatto bene a prendere Cercando Alaska, che era un. Cioè, a me è piaciuto molto di più. Però, sì, John Green. Una garanzia. Quindi, questo è l'unico libro che ho acquistato. Perché poi mi sono iscritta su Bookmooch, che è un sito in cui si scambiano i libri. Praticamente tu invii dei libri tuoi che ti richiedono altra gente e tu puoi chiedere loro e te li inviano praticamente tramite le poste. E questo mese ho preso solo due libri. Veramente ne ho presi di più, ma mi devono ancora arrivare. Il primo che ho preso è Il mio angelo segreto di Federica Bosco, che è il secondo volume della trilogia di Federica Bosco. Innamorata di un angelo era il primo, che mi è stato regalato al compleanno dalle mie amiche, e mi era piaciuto abbastanza, anche se era un romanzo semplice, un romanzo rosa, mi era piaciuto molto. E quindi ho deciso, quando l'ho visto, di prendere anche questo qui, in formato copertina rigida con sovraccoperta, sotto è così. E qui c'è il bigliettino della ragazza che me l'ha scritto, che carino. Vabbè. Questo qua è il retro, sovraccoperta, costa, edito dalla Newton Compton Editori, per il prezzo di 9,90 euro, ed è questo qui, quindi sì, lui. E quindi l'ho avuto gratis, anche se costa 10 euro, in cambio ho dato il mio libro, un libro che avevo doppio, quindi yay, non vedo l'ora di leggerlo, questo ancora non l'ho letto. Spero sia bello come il primo, non so cosa aspettarmi, vedremo. Poi ho preso, sempre su Bookmooch, impolverato perché stavo aspettando solamente questo video, il primo volume della serie Myland di Elena P. Melodia, cioè Buio. Questa sempre edizione con la sovraccoperta, copertina rigida, sotto è nero, semplicemente nero, e veniva 18,50 euro. L'autrice è italiana, il libro l'ho già letto, è della Lane, no, Fazio Editori. Lane, cosa che. I don't know. E praticamente l'ho letto all'inizio, per la prima metà, per esempio, non mi aveva preso, poi mi ha preso tantissimo, quindi mi sento di consigliarvelo. A me la protagonista all'inizio stava proprio sulle palle, ma di nervoso mi era, oddio, non riuscivo a sopportare, però poi è migliorato. Ho letto anche. Ora vi dico il resto. Ho letto anche il secondo, che ho preso in formato ebook, infatti fa parte sempre del in My Mailbox, perché tutto il resto l'ho preso in formato ebook, visto che comunque non potevo muovermi fisicamente per andare in una libreria, li ho presi online. E ho potuto leggerli subito.
Quindi il secondo che si chiama, oddio, buio ombra, lo vedo subito, mi pare ombra, sì, ombra, che mi è piaciuto però di meno, cioè sinceramente mi ha un po' annoiato, quindi non so se leggerò il terzo, vedrò di darci quest'ultima occasione, forse finisce bene, non ne ho idea. Poi ho preso, da come avete visto sul video di ieri del video dei preferiti, Il Trono di Ghiaccio di Sarah J. Maas, che mi è piaciuto da morire, ed ho anche acquistato subito dopo averlo finito, perché non ce la facevo ad aspettare, la Corona di Mezzanotte, che è il secondo. E da Amazon ho scaricato gratuitamente le novelle, perché ci sono tutta una serie di non novelle, racconti brevi, che l'autrice ha pubblicato gratuitamente, si possono essere scaricati gratuitamente, che parlano. Sono precedenti alla narrazione del Trono di Ghiaccio. Questi due libri mi sono piaciuti tantissimo. Io li ho amati, non vedo l'ora che esca il terzo, ma dovrebbe essere una serie molto lunga. Quindi sì, sono molto emozionata, i personaggi sono fantastici, il protagonista è super bellas, il triangolo c'è, ma non si sente, nel senso è talmente ben raccontato, talmente ben scritta la storia che non lo senti. Per una volta mi è piaciuta anche la traduzione, spesso io fatico a leggere i libri in italiano perché quando vengono tradotti male, boh, non lo so, non che siano tradotti male, ma secondo me non riescono a far trasparire il vero senso di alcune frasi, alcuni passaggi. E questo è il caso dell'altro libro che ho acquistato, cioè Tenebra e Ghiaccio, che in inglese dovrebbe essere Shadow and Bones, Shadow and Bone, non Bones. E l'ho letto e alcuni termini a me davano fastidio da leggere, non erano altrettanto resi bene, nel senso. È un bel libro, la storia è bellissima, mi è piaciuta un sacco, eh. Un mondo fantasy nuovo che non avevo mai sentito di personaggi del genere, mi è piaciuto un sacco, l'antagonista di turno tu lo ami dall'inizio alla fine, non lo odierai neanche per 5 secondi, forse 5 secondi. Forse lo odierai un pochino, però io lo amavo, eh. Non lo so. I joined the dark side. No, mi era piaciuto un sacco l'oscuro, quindi io sono team oscuro, io lo amo. E mi è piaciuto un sacco, soltanto che devo dire, faccio ancora fatica a ricordarmi i nomi di tutte le categorie no, i maghi, dei Grisha. Faccio ancora fatica a ricordarmele, perché sembrano russi, sembrano nomi russi, non li ricorderò mai. Però mi è piaciuto un sacco il libro, tantissimo. Anche la copertina italiana è molto bella, anche se per me è quella americana più bella. Poi infatti ho preso anche Siege and Storm, sto guardando qui, che è il seguito in inglese. E ho deciso di continuarlo a leggere in inglese, quindi sì. E non l'ho ancora letto questo qui. E infine ho preso Opposition di Lauren J. Jennifer, che cazzo stavo dicendo? Vabbè. Jennifer L. Ehrmantraut, che sarebbe l'ultimo libro della saga Lux, cioè quella di Obsidian, e non vedo l'ora di leggere anche quello. Quindi questi sono tutti i miei acquisti, spero che vi piacciono, so che non ho comprato molto cartaceo e mi dispiace, ma davvero non sono riuscita ad andare da nessuna parte perché sto facendo cosplay, sto cucendo tutto il giorno, tutti i giorni. Oggi devo andare a pittare addirittura una nave. E non sto scherzando, è una nave 3 metri per 1,5 d'altezza che abbiamo dovuto fare per questa cacciata tesoro del cazzo. Scusate le parolacce, ma è una settimana che non faccio altro. Sto iniziando a studiare One Piece. Comunque sì, questo è tutto. Ah, un'altra cosa volevo dire, io dovrò fare il personaggio di Nami, quindi visto che lei ha i capelli arancioni come i miei, però a caschetto, avevo pensato di farvi un tutorial su come rendere questi capelli un caschetto senza tagliarli. Perché ho dovuto imparare a farlo in poche parole e se vi può servire scrivetemelo nei commenti che vi girerò un video comunque domani perché domani dovrei travestirmi. Yes. Speriamo vada tutto bene e sì, spero il video vi sia piaciuto, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!